Qui siamo di fronte a un'opera di Yves Klein, uno dei protagonisti dell'arte internazionale degli anni 50 e quindi anni 60, con questo ritratto di Claude Pascal nel 1962. È un ritratto certamente anomalo, c'è cioè questa figura incompleta, nuda, vestita di questo colore blu, il blu Klein, che è proprio brevettato da questo straordinario personaggio, tra l'altro una delle poche persone all'epoca che era interessato alle culture orientali, in particolare quella giapponese, era maestro di judo con cintura nera, e però si è sempre dedicato al problema della pittura, al problema della scultura in maniera altamente innovativa. Lavora sul monocromo lungo tutto il decennio degli anni 50, arrivando a creare proprio questo monocromo blu, il blu Klein, nella seconda metà fine di questo decennio, che porterà avanti poi come ricerca anche i primi anni 60 in pittura e in scultura. È un artista che lavora anche sul tema del corpo, arriverà con il Blue Klein a fare delle antropometrie dipinte 61-62. Quello che è interessante rilevare di quest'opera in particolare è il fatto che questo ritratto sembra quasi un nudo prelevato da un modello di arte antica, rivestito di questo colore assolutamente innaturale. Questo ovviamente è l'aspetto più paradossale, che è stato montato su questo fondo oro. Verrebbe quasi da pensare questo rapporto con l'oro della pittura antica, questo rapporto col Blue Klein, che in realtà è una sorta di revisione del lapislazzulo antico, come questa di antica memoria, avesse voluto, come dire, quasi provare a riproporre un'icona bizantina in chiave contemporanea.